Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Gigaset Tablet 8QV830, un tablet come dice il nome dalla diagonale di 8 pollici con rapporto di display 4 terzi. Andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Apriamo dunque la confezione sollevando la parte superiore. Possiamo vedere come in questo panno di buona qualità vi sia principalmente il tablet con su una pellicola preapplicata senza scritte, quindi che possiamo mantenere anche per l'uso successivo all'uscita dalla scatola. Andiamo a vedere poi, sollevando questa seconda parte di scatola, è venuto via praticamente tutta la confezione, ma noi la rimettiamo dentro. Andiamo a vedere come vi sia il caricabatterie con plug USB condiviso da ben 2 A. E qui in quest'altro lato c'è il cavo dati USB micro USB. Sollevando qui in mezzo invece troviamo la manualistica rapida, ecco qui anche molto chiara con le immagini a colori e i certificati di garanzia. Ma adesso leviamo la confezione da qui e riprendiamo in mano il tablet. Andiamo a zoomare un pochettino per farvelo vedere meglio. Ecco qui, no, troppo, ok. Come dicevo, rapporto di forma 4 terzi. Facciamo una piccola disamina dei lati di questo dispositivo. Troviamo i due lati, quello sinistro e quello destro, puliti, senza nulla. Così come il lato inferiore, con questa cornice in probabilmente plastica effetto alluminio. Sopra invece c'è praticamente tutto: il bilanciere del volume, la presa micro USB, il microfono, il jack da 3,5 delle cuffie e lo sportellino di espansione. Che va ad espandere. Adesso è un pochettino difficoltoso a sollevare, ma vi dico che qui ci sta una micro SD che va ad espandere la memoria di 8 GB. Qui il tasto di accensione e spegnimento blocco-sblocco, effetto alluminio anche sul posteriore. Ruotiamo il tablet, troviamo il posteriore in alluminio anodizzato in questa colorazione nera, è disponibile anche color argento. Qui troviamo un secondo microfono e la camera principale da 5 megapixel. Qua sul fondo invece abbiamo una cassa per i suoni di sistema e un'altra copertura qua di plastica. Probabilmente qui sotto c'è la connettività. Ruotiamo sulla parte anteriore, andiamo a vedere la camera principale da 1,2 megapixel con praticamente nient'altro sul frontale, sulle due cornici sopra e sotto al tablet. Parliamo di dimensioni, sono 800x141 per soli 8 mm di spessore per un peso di 339 grammi. La batteria che si trova qua sotto integrata ovviamente è da 3000, scusate, e 260 mAh. Andiamo a accendere il tablet. Nel frattempo vi parlo di display. Come dicevo, un'unità 8 pollici con risoluzione 1024x768 pixel e una densità di pixel di 160 pixel per pollice, tecnologia IPS. Ok, dopo la suoneria di accensione vi dico che il processore che alimenta questo tablet è un MediaTek MT8125 Quad Core Cortex A7, però a 1,2 GHz, con GPU PowerVR SGX544 e 1 GB di RAM. Come altre caratteristiche troviamo il Wi-Fi BGN, il Bluetooth 4.0, accelerometro, giroscopio, bussola, ma non c'è il sensore di luminosità. Aggiungo che la camera posteriore è priva di flash, come avete visto, ma ha l'autofocus. E quindi questo è un primo sguardo a questo Gigaset QV830. Io vi do appuntamento alla recensione e vi ringrazio per averci seguito. Mettetevi mi piace se il video vi è piaciuto. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.